siamo carichi perché questa settimana, oltre a questo episodio che esce questo martedì, ne uscirà un altro, molto probabilmente venerdì, quindi assolutamente lasciate un like per vederlo al più presto. È quasi un record vedere sul mio canale due episodi nel giro di una settimana, però lasciate like perché siamo nel momento cruciale. Nel prossimo inizierà il calciomercato, ma già in questo ne parleremo tantissimo, anche se la priorità in questo episodio, come vedete dalla schermata, è la prima, anzi le prime due partite, che sono Inter-Atalanta, seconda contro terza in classifica, quindi dobbiamo farci rispettare, andiamo a San Siro, forse a prendere i ceffoni come abbiamo fatto con la Juventus in casa nostra, speriamo di no assolutamente, la partita dopo decisiva per vedere se arriveremo o meno ai sedicesimi di finale di Europa League. Per tutti quelli che vogliono essere salutati e che non sanno ancora come si può vincere questa occasione, aspettate alla fine del video, visto che ormai in molti sapete come funzionano bene o male le regole. La nostra schedina della carriera allenatore. Oddio che maglia l'Inter, tamarrissima. Siamo contro l'Inter, c'è poco da aggiungere, la formazione è questa, è l'11 migliore che ci ha portato ad essere dove siamo, via, a San Siro con l'Inter. Mamma mia, mamma mia. Qui si decide tutto, si decide tutto. Qui voglio vedere cosa avete messo voi nelle schedine, se siete veramente riusciti a mettere vittoria Atalanta, che... Riscaldamento, inquadrato l'Ivan Perisic, l'Ivan terribile. Riscaldamento invece dell'Atalanta. È concentrato anche ai minimi dettagli, perché quest'oggi non si può sbagliare. Dallo stadio di San Siro, Inter-Atalanta. Una magica notte questa che ci può regalare la Serie A. La coreografia fantastica per l'Inter, che sa l'importanza di questa gara, come lo sanno i nostri giocatori, che forse più che andare alla ricerca di un risultato a San Siro, vogliono anche far dimostrare a tutto il campionato, a tutto il mondo, perché l'Atalanta si trovi in questa posizione di classifica, con una media punti altissima, da Champions League, ma non possiamo nominare questa parola se ci chiamiamo Atalanta, e soprattutto se abbiamo dietro squadre che vogliono recuperare posizioni come Napoli, Lazio e Milan. Quindi adesso sotto con la partita, tutti con l'hashtag prendiamoci San Siro, anche se sarà impossibile, però qui partiamo subito carichi con Borja Valero. Dobbiamo ancora toccare la palla, questa è la mia prima partita della giornata, quindi tutto contro, a leggenda, insomma neanche inutile starlo a dire. João Cancelo, dobbiamo toccare ancora il pallone, eccolo qua. Eccolo qua il recupero dell'Atalanta. Vedremo se durante la partita, questo è un brutto errore però di Cristante. Molti di voi preferirebbero vedere Barella, però Cristante comunque, se dobbiamo anche vedere quello che fa nella realtà, quello che è comunque anche nel gioco, più difensivo ma non meno importante di quel giocatore che vi ho appena nominato, Petagna. Intanto prova ad andare con Kessié in percussione. Kessié con il destro! Frank Kessié! È il suo gol, l'1-0, il primo della sua stagione, proprio allo stadio di San Siro. No way, però calma, 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 calma. Come avevo detto nella live reaction di Juve Sporting, lì avevamo pareggiato, qui siamo andati avanti con il primo gol. Mamma mia Frank, mamma mia Frank, mamma mia Frank. Prova, va anche il microfono, oddio. Kessié, Petagna, no way, Jankto, Petagna, fallino. Petagna ancora tiene il pallone, non si fa scomodare Cristante, avanziamo bene, compatti tra le linee. Che sì, la palla dentro per Cristante! Non ci credo! 2-0 dell'Atalanta a San Siro! No way! Per questo ragazzo, in prestito all'Atalanta, purtroppo, perché comunque da molti sottovalutato. No way, calma. Può succedere veramente di tutto qua. Handanovic malissimo, la difesa non copre ed è strano vedere la formazione di Spalletti soffrire con una difesa che dovrebbe essere una delle più forti. Ma c'è Ranocchia. Ma perché? Hashtag prendiamoci San Siro. Continuate a scriverlo e a lasciare like a questo video. Caldara che chiude molto bene Icardi. Ora di sinistra, la palla messa al centro per Perisic. Caldara in uscita, bravo. Bravo il mio difensore. Anche lui in prestito, mannaggia. Sarebbe bello riprendercelo. Icardi sfiora soltanto, ma siamo avanti. Papu Gomez taglia centralmente, fresco di clausola anche lui, 80 milioni. Sarebbe davvero un peccato vederlo sfuggire, ma per quella cifra comunque, una squadra con difficoltà economiche come noi, 80 milioni insomma, ti cambierebbe la vita, anche se il Papu è fondamentale. Hai soddisfatto comunque della prestazione dei suoi ragazzi, non è nervoso perché non ce n'è bisogno. Forse la pausa dalla sosta ha fatto bene. No, il colpo di tacco, Jankto! Occasione clamorosa dell'Atalanta di andare sopra a San Siro 3-0. Non ne capiterà mai più. Ma come giochiamo lì a centrocampo? Come giochiamo? Chiesa, Petagna, la sponda centrale, Jankto. Oh, non ci credo. Non ci credo. No way. No way la doppietta di Kessié a San Siro. No way. Non c'è l'Inter. L'Inter non c'è. Potesse chiudere il mio canale. Io più di così non so che fare. La difficoltà è questa. 3-0. Tutti a casa.
e sono 51 minuti. E addirittura abbiamo una partita importante come quella contro il PAOK. Non c'è addirittura Ilicic, abbiamo messo che sì trequartista, l'ho notato soltanto adesso. Che sì, in quella posizione può essere devastante, ricordando le sue doti da bomber. Non vuole farsi schiacciare Lukaku. Questa è stata un'operazione troppo interessante da Atalanta, che è andata a prendere da Lazio una pedina importante come Jordan Lukaku, seppur per un anno. Ha dato una mano laddove c'era più difficoltà con quel povero Gosen, che era veramente poca roba in alternativa a Spinazzola. Barella al limite dell'area, la palla gli arriva sui piedi ancora. Il Papu Gomez! Caliamo il poker con la Papu Dance a San Siro. L'inchino del Papu, ma qui è tutto uno spettacolo. Inizio spettacolare di episodio, ragazzi. 1500 like sono anche forse pochi per questo. Un muro come voglio io. Gomez che rientra addirittura a dare una mano. Che si invola. Prova a dare il pallone per Petagna, che stava per passare ancora in un Inter disastrosa quest'oggi. Chi se lo sarebbe mai aspettato un Atalanta? Comunque è un'umiliazione, l'umiliazione a San Siro, dove l'Inter se ne esce in silenzio tra i fischi del proprio pubblico. Ma qui ci dovrebbero essere applausi per gli altri nerazzurri, che sono stati quelli dell'Atalanta. Adesso sotto con un'altra partita importante, che è quella contro il PAOK. Tanto orgoglio, forza Atalanta. Giuro ragazzi, sarà lungo il processo con tutti gli allenamenti non simulati, ma quante soddisfazioni ti dà vedere il miglioramento di un giocatore quando tu stesso lo fai, prendi il miglior voto, non lasci al destino, poi ognuno la pensa come vuole. Sono difficili, perché scelgo di fare sempre quelli con difficoltà elevata. La maggior parte delle volte ci riesco, perché ormai ho imparato i meccanismi da due FIFA consecutivi. Davvero, se volete che faccia un video a riguardo, io ve lo porto volentieri. Allenamento fatto bene, migliore, ti fa crescere il giocatore più velocemente, riesce a vendere una cifra più decente. Che sì, che io voglio continuare a farlo allenare, perché il suo prezzo si deve letteralmente gonfiare fino a esplodere, perché più sale per poi venderlo in futuro. Mi dispiace, è un fenomeno, però noi con Diavara dobbiamo farci uno scambio che ci possa portare dei soldi. Quelli che sono in prestito li alleno un pochino a malincuore, perché so che li andrò a perdere, mentre giocatori come Barella li alleno molto volentieri. Martinez quarta quasi a 73. Parlerò delle trattative di mercato, acquisti, cessioni, prestiti, tutto questo discorso dopo la partita contro il PAOK, perché qua ragazzi, se vedete bene dalla schermata, il girone è questo. Se noi riusciamo in qualche modo a vincere, siamo passati e possiamo, oddio, ostacolare il PAOK per arrivare prima è un po' difficile, perché se andrebbe a 10 ormai la vedo molto dura. Bisognerebbe poi sperare in un pareggio. Comunque qua abbiamo dei colloqui con i giocatori. Se gioca titolare come tanto, di tanto in tanto, grazie mister. Ma non gioca mai titolare a caso. Vido, grazie, lo meno male, almeno non si lamenta, addirittura non gioca e mi dice questo. Io non posso che ringraziarlo. L'hashtag per San Siro l'abbiamo già preso qui in Grecia, che gli possiamo fa? Calimere, Calispera. Europa League, quinta giornata, penultima dalla fine. Un girone abbastanza complicato per l'Atalanta, solo perché la prima in classifica ha fatto punteggio pieno. Ha vinto a Bergamo, si è dimostrata una squadra spietata, cinica, che merita il primo posto. Secondo posto deve essere nostro. Con un pareggio ce l'andremo quasi ad assicurare al 100%. Con la vittoria sì, lì sarebbe matematica. Con un turno d'anticipo, via PAOK Atalanta. Dopo l'Inter un altro big match a livello europeo questa volta. Scatto di Lautaro Martinez, che è veloce, prende il tempo ai difensori del PAOK. Però sono veloci anche loro. Attenzione, la palla è dentro. Orsolini, Orsolini di velocità, un po' timido, forse poteva cercare anche di amministrare meglio il pallone. Però l'Atalanta si fa subito offensiva in questo inizio. Alza sul pallone, lo scambio per Lautaro Martinez, che prova, ma viene murato. Non è un giocatore alla Dolberg, non lo metto in dubbio. È un attaccante basso, una prima punta argentina, che può fare anche alle volte l'esterno. Però l'attaccante è quello che gli viene meglio, perché la dose realizzativa ce l'ha. In Europa ha già fatto male più volte. Attenzione a questo scambio. Ilicic, che vuole il movimento di Lautaro Martinez, che prova al destro, forse una deviazione. Niente da fare, rimessa dal fondo per il PAOK. Ma l'Atalanta che ci prova e non si fa schiacciare. Questo è importante, l'atteggiamento che dobbiamo sempre avere. Questa palla sul fondo è stato forse il primo brivido di questo episodio, però non va sottovalutato. De Ron vede sulla fascia l'inserimento di Atebur, che prova a sfondare. Tantissimi nostri giocatori dentro all'area. La palla era sul secondo palo, dove arrivava Gomez molto forte. Barella con il destro. Palo di Barella. Palo, palo, palo. Questo era importante, Si chiudeva in vantaggio. Dai, forza ragazzi. Lukaku, Gomez. La palla è dentro per Ilicic, che lo fa girare molto bene. Barella ancora. Esce di poco il tiro. Bello però Gomez, lo scambio. Martinez, Gomez, il Papu. E il miracolo.
Come l'ha presa? Orsolini dentro. Un altro miracolo, direi. Lukaku la mette al centro. Lautaro Martinez la spizza di testa. No, però qui prateria. Lukaku posizionato male. No, ciao. Ciao. Palo. Possiamo ripartire? Se ci si fa? Martinez, bello questo lavoro sulla fascia per il Papu. Barella. Provano a lavorare. Sono tutti lì quei del PAOK. A protezione! Che sia al volo. Poteva controllarla forse, non lo so. Però Gomez qui in anticipo, molto bene da capitano della squadra, Barella, Gomez. Il PAOK è messo bene, Ilicic vuole lo scatto di Lukaku che forse è un po' remissivo, Lukaku si deve prendere la fascia. Prova a sfondare, va fino in fondo, il cross al centro, di testa Martinez! Al 90esimo la decide lui, come in un sogno, il nostro giocatore. Quarta perla in Europa League, è il nostro goleador e la decide, passiamo in Grecia al 90esimo. Ragazzi, like ancora, ve l'ho detto 40 volte, continuerò a dire. Con questo risultato stessi scontri diretti a parità di punti in caso di nostra vittoria con il Lugano e di loro pareggio in Belgio contro lo Stand. Poco conta perché noi siamo passati, siamo in Europa grazie a questa vittoria con una gara in meno della Juventus, ma siamo primi in classifica. Attenzione, qui mi emoziono. Allora, dopo l'1-0 non ci distraiamo e guardiamo un attimo com'è adesso il girone. Ho fatto un attimo i miei ragionamenti e questa è la conclusione. Dovesse arrivare un pareggio, noi dobbiamo vincere 4-0. E perché questo? Perché con un 4-0 a parità di scontri diretti, a parità di punti, si guarda la differenza reti. Noi l'abbiamo di 2, loro con un pareggio resta 6. Noi andremo a 6 la differenza reti e a quel punto guardano i gol fatti e solo lì noi andiamo primi. Perché voglio arrivare primo? Perché semplicemente mi evito di prendere una squadra come Galatasaray. Il Milan non lo possiamo prendere, l'Erta Berlino, il Lione, la Real Sociedad o l'Arsenal, vabbè, lì vediamo, perché se si arriva prima e si becca l'Arsenal. Guardiamo comunque anche le squadre che scalano dalla Champions League, ricordiamo, le migliori 4 terze vanno in prima fascia, le peggiori 4 terze vanno in seconda. In Champions League non vorrei arrivare secondo il giorno e prendermi un Borussia Dortmund, se permettete. Per quanto riguarda i trasferimenti, visto che dobbiamo parlarne, andiamo subito nell'hub mercato, vi faccio vedere più quelli che voglio andare a vendere e quelli che voglio andare a comprare. Partendo dai portieri, Dragoschi è un'opzione molto cara, però c'è Fruchtel che si è appena trasferito, ma in realtà ho scoperto che su questo FIFA questo giocatore intanto è arrivato al Bayern Monaco nel gennaio del 2017. Questi giocatori lì li puoi prendere, mentre quelli che sono arrivati nel mese di luglio, a gennaio a differenza di FIFA 17 non puoi prenderli. Quindi un giocatore come Svilar lo prenderemo sicuramente, ma a giugno. Ma Upamecano, che qui dice che si è appena trasferito, ma in realtà è andato all'Ipsia a gennaio del 2017, noi possiamo prenderlo. Un portiere tra quelli che vi ho detto, un difensa centrale e perché no un terzino sinistro. Henry subito da prendere, è un affare, velocissimo, 20 anni, terzino, Asa S, fa tutte le fasi. Saraki invece a giugno, a meno che non mi arriva l'offerta stratosferica della clausola di 80 milioni per il Papu, noi non abbiamo i soldi. Ma è Marco Piazza quello che possiamo andare a prendere. Mettiamo caso paghino la clausola, e comunque anche se non la dovessero pagare, noi riserve del Papu non ne abbiamo. E nel 4-2-3-1 del vecchio Airway poteva fare il ruolo che ti faceva il vecchio Welbeck, perché è veloce però è anche fisico. Sto giocando in una Juventus dove non trova spazio. Avanziamo, magari ora recupererà la partita anche la Juventus. Noi andiamo a giocare contro un Benevento che sta ultima, ho detto bene a ripetere più volte ultima, perché sono proprio queste partite che ti lasciano le insidie più grandi. Anche se la formazione con che sì, Cristante, Chiesa, Gomez e Petagna, non il Papu Gomez, ma proprio quel 17enne. Qui parte molto bene il Benevento, perché si può sempre sottovalutare l'avversario. Però attenzione al ribaltamento di fronte, colpo di testa che finisce fuori, deviato da Lazar. Schema corto, Gomez con Petagna, palla di ritorno, è con il sinistro che il nostro 17enne firma il suo primo gol. Infatti tutti subito ad abbracciarlo, perché la prima gioia non si scorda mai, soprattutto quando si è ancora minorenni e non ci abbiamo neanche la macchina, perché Gomez in realtà viene agli allenamenti in motorino, io lo so. Colpo di testa di Spinazzola, traversa, qui ci è andata male perché si poteva chiudere velocemente. Chiudiamo l'1-2, ancora prova qui Cristante con un pallonetto un po' troppo esagerato, però Petagna, azione di ripartenza, palla infiltrante, Chiesa con il destro spacca la porta, traversa, gol di precisione, di cattiveria, trova lui ancora un altro gol per un giocatore che sta crescendo tantissimo. Infatti lo vediamo ancora qui in 1-1, sempre Chiesa firma il 3-0 e l'esultanza con il suo nuovo amico Angel Gomez, il 17enne che ha avuto l'esordio. Contento Airway, non contento il Benevento, è 3-0 per l'Atalanta.
E mentre avanziamo di fatto verso la nostra quarta partita, dopo un'altra lezione di calcio, l'ultima in classifica, sono più i guadagni delle spese, cioè siamo lì, insomma, la proiezione è comunque ottima, stipendi di giocatori che sono comunque alti, perché noi ne abbiamo tanti e dobbiamo sfoltire la rosa. Infatti adesso vi andrò un po' a parlare. Quelli che vorrei vendere sono, andando molto per le sottili, Atebur, Palomino, sempre il solito Schmidt, anche Haas, poco spazio, De Ron che l'ho saltato, lui ha 26 anni, può dare una mano, è appena arrivato, non lo posso neanche dar via volendo, però a giugno. Lì davanti Ilicic non è che lo voglio dar via, è che sì, guarda lì, guarda lavori, quel 79 è troppo bello. E 75 di Lautaro Martinez, ne vogliamo parlare? 15 milioni vale al momento. Andiamo a giocarci la partita contro il Torino in trasferta contro il Gallo Belotti, che qui mi gioca, però il fantacalcio mai, sarà una squadra un po' diversa, anche perché Candreva, oh, attenzione, però qui sbagliano subito. Eccolo lì, primo gol del Torino, che è Gustafsson. In trasferta, ragazzi, primo gol subito della giornata, alla quarta partita, gol del Torino, non si prendeva da... forse, no, neanche con la Francia si era subito. Però occhio, ragazzi, ora occhio, Belotti, Valdifiori, Gustafsson, Berisha questa volta, dice di no al giocatore... penso svedese, norvegese. Candreva prova il cross. Candreva che lascia l'Inter e va al Torino. Incredibile scelta la sua. Gustafsson col destro. Questo giocatore è scatenato, evidentemente ce l'ha con noi, ma fa il suo dovere. Errore qui però di Atebur. Attenzione, pianto però male in uscita. 2-0 di Belotti. Ai. Questa è brutta, Questa è brutta. Qui un errore in disimpegno, tocchi di prima, fregati. È già il secondo errore in impostazione di Janko. 2-0 il Gallo. Vediamo, non dimostriamo di essere prima in classifica. Poi in trasferta, dove eravamo imbattuti, può capitare, una giornata no. Candreva, però chi se lo aspettava? Quando è arrivato questo? Cambia a sorpresa perché esce Petagna, dentro la Toro Martinez. Proviamo a cambiare un attimo lì davanti perché non ci sono stati molti riferimenti. Incorrendo con Ilicic che prova la conclusione deviata. Lui che è partito bene in questo inizio di stagione, ma sta venendo un attimo a mancare, forse perché stanno prendendo anche quota altri giocatori. Entra Kurtic, guardate chi si vede. Che chiusura su Ilicic, che stava trovando il varco. La pala, mamma mia, una papera quasi clamorosa di Sirigu. Ci stava per regalare la speranza di riaprirla quantomeno. 2-0 Torino, brutto risultato, brutta sconfitta. Adesso c'è il match d'Europa League più tranquillo contro Lugano, anche per riprenderci. Vabbè ragazzi, non ci demoralizziamo, abbiamo perso una partita, può succedere. Gli allenamenti danno sempre delle emozioni incredibili, soprattutto quando vedi Janto che va a 78, Holgate che sta per andare a 70, Bastoni che ti è salito di 4, chissà dove, glielo diamo all'Inter come nuovo Chiellino, ora non esageriamo. Vabbè, comunque andiamo avanti, dai. Lo sapete com'è la situazione, dobbiamo vincere con tanti gol di scarto, possibilmente 4, se vogliamo arrivare primi, sperando in un pareggio dall'altra parte. E io ve la voglio riassumere così, in 3 semplici azioni. Palo, eccolo lì, primo gol di Martinez. Ma sì, ma si è fatto aspettare 72 minuti. Quindi ormai quei 4 gol ce li possiamo anche scordare. Qui in azione confusionaria, pala sul palo. Dai però, bella. Il 17enne col sinistro. Eccolo il 2-0. Ci sblocchiamo sul finale. Dai, andiamo a raffica. Ne mancherebbero altri 2. No, non ci credo. Vabbè dai, 2-1. Lol. Bene per chi aveva l'over. Però dai, l'importante era almeno vincere la partita. Il nostro si è fatto. Vabbè, lasciamo stare e continuiamo. Premio torneo sono 4,5 milioni. E questo ci interessa. E quasi mi stavo dimenticando, perché comunque un premio in denaro in questo momento, le nostre finanze, il nostro profitto sale. Anche se... ma noi li abbiamo sti soldi? No, non li abbiamo questi soldi sul mercato da investire. Quindi noi andiamo verso l'ultima nostra partita, guardando per l'ultima volta la nostra rosa prima di poi, nel prossimo bisogna andare alle cose formali. Abbiamo anche questi giocatori in prestito volendo. Ditemi magari chi possiamo richiamare. Allora, partendo da un De Luca, Monachello, visto che ha un 67 e può arrivare a un 73, 23 anni, quantomeno è giovane. Poi abbiamo Valzania, che è il giovane più interessante che sta al Pescara. Quando tornerà abbiamo un altro centrocampista in stile Melegoni, solo che lui parte a 68 mentre Melegoni, aumentando i due, partiva da 63.
Questo può arrivare a 80. Poi invece per quanto riguarda là dietro i difensori, Canini, 72 ma ha 32 anni, ci facciamo poco poco poco. Questo si chiama Jim City, quindi dai, ho trovato un modo per pronunciarlo. 24 anni, è al Benevento. Lui del 67 può arrivare a 74. Giocherà a Palomino in questa partita contro il Genoa perché vogliamo provare questo modulo. Gomez ha avuto dei problemi, ci ha fatto sapere che non si sente in forma e quindi vorrebbe almeno partire dalla panchina. Andiamo a Genoa e cerchiamo di scordare il brutto passo falso contro il Torino in un episodio che è stato pressappoco perfetto, tranne quella partita. È la peggior difesa contro la miglior difesa. Davide contro Golia. La chiamano un po' questa partita, ma non voglio sottovalutare sulla carta l'avversario. Subito con questo inserimento di Ilicic, che prova a sfondare con Petagna. La palla è di ritorno per Ilicic, che prova al sinistro, ma viene murato. Anche se c'è un calcio di punizione dal limite subito, che prova ad andare a metterla subito sopra la barriera. Ci arriva Petagna, la domestica. Ilicic tiene la sponda. Petagna praticamente zappa l'erba perché non prende il pallone, viene anticipato. Tarabt nel mezzo! Berisha salva tutto. Berisha due volte, ma c'è il gol del Genoa. Qui è giusto il gol. Momento di dormita generale da parte della difesa. Due volte Berisha, ma non basta. Thomas Rodriguez, 1-0 Genoa. E insomma, Atalanta che dopo che è andata sotto in trasferta a Torino, questa è un po' bruttina, eh. Petagna, dai, forza, qui non è finita però, perché c'è lo spazio che si trova. Atebur! Oddio, questa l'avevo vista dentro. Ma insistiamo ancora. La palla dentro per Chiesa, che prova un destro dal limite. Violento, forse carico di rabbia perché non sta maturando il risultato. C'è il supporto di Petagna. Andrea! Tiro strozzato, forse c'era anche l'inserimento di Lukaku che ci aveva provato a spingersi sul settore di sinistra. Entra Laxalt, andiamo a verticalizzare per una punta che ci coprono sempre la diagonale. Chiesa! Palo! Tornata la sfiga, puntuale. Non mi poteva abbandonare un episodio. Eccola qua. Un po' senza troppi fronzoli. Andiamo. Cristante, sono allungate le squadre. Ilicic, Petagna. La palla di ritorno per Ilicic che prova a portarsi sul sinistro. L'inserimento di Andrea. Petagna! Si firma l'1-1. Importantissimo. In chiave classifica, questo punto. Aspetta, il supporto sta arrivando centralmente. Prova a puntarlo. Gomez se ne va. Dai, col destro. Esce. Questa volta non ci regala la perla al Papu. 1-1. Stavamo sotto. Non va bene tanto per Ayrton. Infatti, se ne va un po' silenzioso. Stringe la mano. Sa che è un punto brutto fatto con un avversario sulla carta non potente. Quanto almeno il Torino. Dai. Chiusura del video per salutarci e per spiegare come potete essere salutati nuovamente in un video. Per vedere un attimo chi ha indovinato questa volta i risultati. Qual è la conclusione? Una persona salutata. Unstoppable Man. Che è stato l'unico, e dico l'unico, a indovinarle proprio tutte. Gli devo fare i complimenti, soprattutto perché Atalanta-Torino è stata la partita, anzi, Torino-Atalanta, quella che hanno sbagliato tantissimi. Riprovateci nelle prossime partite perché ci sarà molta più possibilità di provare a vincere. Perché nel prossimo episodio ci saranno soltanto queste quattro partite che vedete in schermata, importantissimi, soprattutto quelle contro Lazio, Milan e Roma. Sono tre le doppie chance unite alle altre giocate che sono under, over o gol, no gol. Mentre una partita solo la doppia chance. A vostra scelta, vedete un pochino come giocarvela. Nel prossimo episodio avremo il calciomercato, quindi qui siamo andati benissimo. Mi raccomando, carico con il like, l'hashtag spero che l'avete già messo, se no dovete correre subito a metterlo. Vi aspetto venerdì per un prossimo episodio. Bella ragazzi.